giovani comunisti di Trabant ci hanno regalato, diciamo, queste due giornate controcorrente per quello che di solito si vede in provincia. Io che sono della provincia posso confermare che si tratta di un'iniziativa completamente nuova, un'iniziativa che cercherà di risvegliare le coscienze di questa terra che a volte sembra totalmente assuefatta e in uno stato comatoso. Detto questo, siamo qui oggi per parlare di giovani rivoluzioni, queste generazioni che da Nord Africa, ma anche in Spagna o in Sud America cercano di fare sentire la propria voce, e in Italia sembra che la voce dei giovani arrivi in maniera difficoltosa, soprattutto agli altoparlanti delle televisioni, e poi vedremo anche dei giornali. Io circa meno di un anno fa, più o meno a febbraio, mi trovavo a Palermo, dove c'era un concentramento organizzato in seguito a questo atto di Nureddin, questo ragazzo nordafricano, tra l'altro più o meno mio coetaneo, che pressato e oppressato dai vigili urbani palermitani aveva deciso di darsi fuoco in Viale delle Scienze, in via Ernesto Basile. In quel caso mi raccontarono di questo Mohamed Bouzizi, questo giovanissimo nordafricano che 3 mesi prima aveva deciso di darsi fuoco in pubblico per protestare contro il governo del suo paese. E da lì dicevano alcuni meglio informati di me che era partita quella che ai tempi chiamavamo ribellione, la piccola ribellione tunisina, e che poi come una sorta di germe rivoluzionario sulle ali dello scirocco era arrivata in Libia, in Marocco. Ecco, poco tempo prima, intorno a dicembre, alla conferenza stampa di fine anno, il nostro premier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che gli unici 3 amici tra i presidenti di tutto il mondo erano Mubarak, Ben Ali e Gheddafi. Un anno dopo vediamo che la situazione è totalmente diversa. In Tunisia, in Libia, in Egitto, quei giovani che hanno deciso di ribellarsi a un governo che dicevano che dava solo precariato e terrore hanno in qualche modo portato la loro voce dentro lo Stato. In Italia non riusciamo ancora a farci sentire con tutta la nostra forza. C'era un filosofo tedesco che diceva che la differenza tra lo sviluppo politico-sociale tra i popoli ha alla base il modo diverso di reagire al medesimo atto rivoluzionario o comunque in controtendenza. È per questo che io ho associato quel giovane tunisino che con suo atto ha dato il via a una serie di rivolte che appena un anno fa sembravano impossibili e anacronistiche, all'atto di Nureddin, che invece è rimasto soltanto negli annali delle raccolte dei giornali per qualche settimana e poi basta, e poi di nuovo il silenzio. Vorremmo e vorrei che tutti riuscissero a capire bene le dinamiche della rivoluzione nordafricana, le rivoluzioni nordafricane, ed è per questo che ora vorrei chiedere a uno dei nostri ospiti, che è Pietro Ancona della CGIL, di raccontarci più o meno come sono andato. Mi devo perché mi chiamo Pietro Minazzo. No, Pietro Ancona è un ex segretario della CGIL di 75 anni. Però non porto bene gli anni, ma non cambiare la intanto su prima ancora di cominciare volevo dire questo. Siamo stati oggi sommersi, oggi e ieri in particolar modo, da queste celebrazioni sul decennale dell'11 settembre, vista da tutta l'angolatura possibile. Complotto, non testi del complotto, bilanci politici, geopolitica, bilanci militari e quant'altro. Cosa sicuramente importante, interessante, perché comunque è ovvio, è vero che l'11 settembre 2001 è stato uno di quegli eventi che effettivamente hanno contribuito a cambiare l'ordine delle cose nel mondo, no? Però ecco, già qua una prima considerazione: nessuno ha fatto caso che c'era anche oggi un altro 11 settembre, ed era l'11 settembre cileno, no? Il colpo di Stato
fascista di Pinochet che rovesciò il governo, il legittimo governo Allende, e i massacri che ne conseguirono. E lo cito appositamente perché in Cina in questo momento c'è in corso una rivolta giovanile, studentesca, contro le politiche di taglio dell'istruzione, di controriforma, messa in opera da un governo autoritario. In un contesto come quello dell'America Latina, dove invece, come sappiamo, c'è un processo di segno opposto, no? Naturalmente non unico, non appiattibile in un'unica dimensione. C'è grande differenza tra il movimento, diciamo, venezuelano, l'Ecuador, la Bolivia, e dall'altro lato, non so, appunto, il Brasile e Lula, quanta ex Lula, e altre forme di sperimentazione, diciamo, politica e sociale in America Latina. Ma non c'è dubbio che l'America Latina è un continente comunque che sta segnando in controtendenza una risposta possibile alternativa al neoliberismo. È un orizzonte rivoluzionario, seppure molto contraddittorio, che è inserito in modo appunto particolare in questo contesto internazionale. Ora, dicevo, perché lo cito questo? Per dire che in fondo intanto noi abbiamo da combattere contro un grande avversario, che è la disinformazione e la costruzione scientifica, io dico, di una narrazione che è quella che ha imperato in questi 15-20 anni, quella del pensiero unico, no? Il pensiero unico neoliberista, che partiva dall'assunto, dal racconto, che poi si è rivelato assolutamente falso, che questo è il migliore dei mondi possibili da una parte, e che la storia era finita col crollo del muro di Berlino. Allora io dico che la storia non è finita né col crollo del muro di Berlino, né col crollo delle due torri gemelle. Siamo entrati invece, al contrario, in una fase di grande turbolenza politica ed economica e sociale, dentro la quale ci troviamo in pieno. E dentro la quale, io credo, e non lo possiamo affermare, credo con cognizione di causa, si inseriscono e sono, come dire, tutti interni i processi che stiamo vivendo e a cui stiamo assistendo. Dalla crisi globale internazionale, di cui non si parla mai abbastanza. Io vengo stamattina da un attivo di rifondazione a Palermo con Paolo Ferrero, in cui uno dei temi centrali era evidentemente la ragione di questa crisi, la natura e il carattere di questa crisi, l'esigenza imperativa di spiegare in maniera semplice ma scientifica le modalità, le forme e i contenuti di questa crisi, e soprattutto come fare noi a vivere dentro questa fase di grande sconvolgimento, un processo che è un processo in larga parte, molto probabilmente, di recessione lunga, prolungata nel tempo, e che è tra l'altro complicata dal fatto che assieme a questa crisi economica si intrecciano e sono in contemporanea, in atto, almeno altre quattro crisi: la crisi ambientale, la crisi climatica, la crisi delle risorse primarie, alimentari e della risorsa dell'acqua, una crisi demografica. Quindi almeno tre o quattro grandi elementi di crisi che concorrono allo stesso tempo storico a determinare una condizione di estrema drammaticità che noi dobbiamo essere in grado in qualche maniera di vivere attraverso la conoscenza innanzitutto. Questo è un elemento fondamentale, cioè conoscere e comprendere e studiare i processi. Diceva Paolo giustamente stamattina, occorre che noi facciamo riferimento alla categoria dello studio, della conoscenza, come elemento fondativo di una qualunque pratica sociale. Non basta gridare più forte degli altri, non basta essere più radicali a parole, più che nelle pratiche a volte, degli altri. Occorre stare innanzitutto a comprendere i meccanismi per poi operare dentro queste cose. Allora, tornando alla tua domanda, Nureddin era appunto un giovane ambulante palermitano che ha in qualche maniera ripetuto
il gesto estremo del tunisino che ha innescato la rivolta, che ha dato, diciamo, fuoco all'Africa araba. Però, come dicevi tu, il suo estremo atto di sacrificio, perché l'ha fatto scientemente, non aveva studiato la cosa, non era un atto di rabbia, di impulso. Lui ha reagito convinto che questo suo atto si poteva in qualche modo collegare simbolicamente e praticamente alla rivolta tunisina, e quindi ha deciso di immolarsi, sperando che questo suo atto estremo potesse in qualche modo scuotere, no? Dal torpore anche la sua comunità. Lui è un marocchino, quindi dico, apro e chiudo parentesi, mie amiche, compagne di attivismo sociale marocchine mi dicono che in questo momento in Marocco c'è una continua serie di manifestazioni, anche molto dure contro il governo marocchino, però nessuno ne parla, cioè non si riesce a bucare l'informazione. Questo vale anche in altri paesi arabi, di cui non c'è, anche in Arabia Saudita per esempio ci sono manifestazioni e quant'altro, ma di questa cosa non si parla perché sono paesi coperti all'ombrello occidentale, cioè sono paesi che non rispondono, come dire, a una logica di destabilizzazione che è abbastanza visibile. Adesso non voglio inoltrare questo discorso in Libia piuttosto che in Siria, che è diretta verso altri scopi. Dicevo, lui provò ad attuare questa forma estrema di rivolta, ci fu una risposta a Palermo della comunità marocchina e anche di altre comunità magrebine, però si aspetta abbastanza rapidamente. E questo ci interroga su un altro tema che mi è abbastanza congeniale, conosciuto, che è quello del nesso che c'è tra queste crisi e il fenomeno, e il tema dell'immigrazione. Chi di noi ha seguito, e in Sicilia era difficile non poterlo fare per chi se ne occupa, le vicende che si sono, come dire, sviluppate a partire appunto dalla rivolta tunisina, per proseguire poi con la guerra in Libia, cioè la grande ondata migratoria che è arrivata in Sicilia praticamente da gennaio in poi, che ha avuto la sua punta più drammatica nei 7.000 tunisini accampati nelle colline e per le strade di Lampedusa, no? Ecco, chi è stato dentro questo processo sa che c'era un collegamento, una connessione molto forte tra quello che accadeva in quei paesi, il fenomeno migratorio e la forma nuova che questo fenomeno migratorio assumeva anche nei nostri territori. Per la strada di Palermo si vedevano girare 3-4 ragazzi tunisini che si parlavano fitto fitto, che erano magari venuti fuori da Lampedusa in una condizione di estrema precarietà e che avevano, come dire, bisogno di cercarsi e di collegarsi con la loro comunità e con i soggetti che appoggiavano il loro percorso in questo caso esistenziale, per costruire assieme una prospettiva quantomeno di sopravvivenza. E nei loro occhi si vedeva paura, ma anche rabbia, anche spinta e carica di rivolta, non metaforicamente ma concretamente. Dicevo stamattina, lo ripeto qua, il vento della rivolta e della rivoluzione ci ha lambito, ci ha toccato, si vedeva concretamente e materialmente. Io ero presente a Lampedusa quando ci fu una delle più grosse rivolte nel campo di Piano Imbrago, e i ragazzi tunisini che uscivano correndo da quel centro di reclusione gridavano Ben Ali boia, Berlusconi boia, cioè collegavano, no? La lotta interna contro un regime repressivo e reazionario come quello di Ben Ali
con la realtà del nostro paese, che loro cominciavano a constatare essere lacrime e sangue per loro, repressione dura, controllo, contenimento. Quindi c'è un collegamento, che ci piace o no, che collega gli eventi e le condizioni soprattutto nel bacino mediterraneo. Ecco, credo che questa sia una, ad esempio, una cosa sulla quale non solo ci dobbiamo interrogare, ma sulla quale ci dobbiamo attrezzare. Trovo scandaloso, lo dico chiaro qui, lo dico anche in forma autocritica, in quanto io in CGL mi occupo di immigrazione, che in questo momento Lampedusa non sia al centro di una grande iniziativa democratica e rivoluzionaria di sostegno ai migranti che in queste ore stanno cercando disperatamente di sfuggire alla, a quella prigione a cielo aperto che è diventata Lampedusa. Loro hanno molto intelligentemente fatto una protesta uscendo dal centro per rendersi visibili, per uscire dalla, dall'oscuramento in cui questo governo, ma io devo dire anche la nostra assenza si sta chiudendo. Guardate, l'altro giorno, leggevo oggi proprio sulla Repubblica, c'era una lettera al direttore di uno che diceva, un turista qualunque, aveva assistito a questa scena, i bambini, i minori chiusi nella base Loran sempre a Lampedusa erano fuggiti per poter fare il bagno a mare, erano stati circondati dalle parti antisommossa e costretti a uscire molto velocemente dall'acqua. Allora dico, quanti soldi, quante risorse vengono sperperate da questo governo, con la complicità anche di associazioni anche umanitarie che coprono con la cogestione dentro questi centri le loro attività per controllare e contenere anche quelli che non andrebbero né contenuti né controllati, come i minori, che hanno, come sapete, il diritto e il titolo, non sicuramente essere trattenuti in questa maniera. Allora, chi può garantire questi diritti se non noi? Cioè, noi veramente crediamo di non fare altro che vuota propaganda se non ci assumiamo la responsabilità e anche l'impegno materiale di organizzare in tempi brevissimi una presenza democratica che garantisca i diritti di costoro? Dobbiamo farci dare lezioni di umanità da personaggi che hanno scoperto buoni ultimi, che il Mediterraneo è diventato un cimitero marittimo. Noi abbiamo tutto il dovere, il diritto e il dovere di intervenire in tempi immediati per inserirci all'interno di un processo di liberazione prima ancora che di rivolta di rivoluzione. Soltanto operando concretamente possiamo essere nelle condizioni di poter esprimere anche un'opinione, no? Che sia più che una chiacchiera, un chiacchiericcio su quanto sta accadendo in questo momento, perlomeno nel bacino del Mediterraneo. Chiudo con una considerazione che è anche, come dire, anche questa di cronaca. Mentre venivo qua sentivo su Rai 3 uno scrittore, credo che fosse anche uno psicoterapeuta, che presentava un suo libro durante uno dei tanti festival letterari che sono in corso, e diceva, tutto sommato questa battaglia dell'Occidente iniziata con l'11 settembre, con le guerre contro, la guerra permanente contro il terrorismo, sta provocando degli effetti positivi. Cosa assolutamente risibile, cioè che la guerra in Afghanistan dura da 10 anni e non mi pare che le forze occidentali stiano vincendo questa guerra, che l'Iraq è sotto un forte controllo iraniano, quindi anche qua qual è grandioso risultato di questa, di quest'altra guerra. Ma al di là di questo, diceva, qualche dato positivo c'è, ad esempio questi giovani rivoltosi arabi, slavici, stanno assumendo posizioni più moderate. Queste rivolte, tutto sommato, non hanno visto, azioni anti-occidentali. Non è stata bruciata, diceva lui proprio mezz'ora fa,
la sua bandiera americana e israeliana. Sto riflettendo che evidentemente questa signora non segue neanche i tuoi giornali, perché gli era sfuggito che poche ore fa, anzi ieri, mi sono sbagliato, al Cairo hanno assaltato l'ambasciata israeliana, bruciando appunto simbolicamente, anzi deponendo clamorosamente la bandiera israeliana per nome dell'ambasciatore, e costringendo l'ambasciatore israeliano a darsela a gambe prima di fare una brutta fine. Allora dico, questo lo dico anche per segnalare come molti maestri a pensare del nostro paese sono totalmente all'oscuro di quelle che sono le dinamiche e i processi che avvengono dentro il nostro cortile di casa, anche io dico anche a casa nostra. A me anche qua ha sconcertato tutta la simpatia che mi fa il fatto che Crialese è andato a presentare il suo figlio a Lampedusa ed è rimasto sconvolto, sconcertato da quanto stava accadendo nell'isola, per le ore, no? Cioè che c'erano appunto i migranti per le strade, come se lui venisse da un altro pianeta. Ora, voglio dire, anche questo mi colpisce. Allora, senza voler ancora una volta fare integralismo e fondamentalismo, però mi chiedo e chiedo a tutti quanti, quindi mi piacerebbe anche ragionare con voi, non solo qui su, proprio qua, ma anche sotto, su quali sono le dinamiche con le quali vogliamo in qualche maniera intervenire su queste cose. E parlo in un luogo come Trapani che ha ben due CIE, di cui quello di Milo, il più grosso credo, è funzionante strumento di controllo e di coercizione che c'è, con uno standard, come veniva definito dai deputati che hanno ispezionato, assolutamente valido dal punto di vista strutturale, no? Come bagni, docce, guarda. Però peccato che non c'è l'accesso garantito ai mediatori culturali indipendenti e agli avvocati indipendenti, cioè che tutti quelli che hanno agibilità dentro questo centro sono tutti quanti in qualche modo subordinati alla gestione medesima del centro. Userei in Volpitta, dove c'è stata la più grande strage dell'immigrazione nella storia italiana, il famoso rogo con cui morirono i migranti a sempre. Allora dico, la realtà trapanese si deve interrogare ovviamente e operare dentro una realtà che in qualche modo vede e ha visto e continuerà a vedere Trapani come un passaggio obbligato in una concatenazione di eventi, come fu in quei mesi dell'emergenza sbarchi, quando alla stazione di Trapani centinaia di migranti magrebini stazionavano fuori a dormire all'aperto perché non avevano manco la possibilità di utilizzare i titoli di viaggio gratuiti che a parole il governo li metteva a loro disposizione, e quindi si era creata una situazione di disordine, di caos, non certo da addebitare alla responsabilità dei migranti, ma di coloro che dovevano gestire l'ordine pubblico sul territorio. Ecco, queste cose sono questioni che ci riguardano fisicamente, in prima persona, come soggetti democratici che operano in questo territorio e non solo. Dal mio punto di vista, veramente chiudo perché l'ho fatto a lungo, mi sento di dire e di rilanciare anche qua una proposta che ho fatto anche stamattina, quella che si lavori a costruire o ricostruire una struttura unitaria di movimento dentro cui ci sia il ruolo anche dei partiti o delle associazioni, ma che sia una struttura unitaria di rete che ci permetta di intervenire in tempo reale con grande efficacia e anche con un'energia, una forza adeguata a queste che sono non emergenze, ma sono dati strutturali con i quali comunque dobbiamo continuare a fare i conti. Dobbiamo dire liberamente, è concesso la cosa.